Ok, siamo qui con De Cesare, che è stato uno dei protagonisti insieme a Nicola Marrone della manche precedente. Sono qua anche perché ufficialmente ti devo chiedere scusa, perché durante la manche pensavo che stessi nelle retrovie, perché vedevo Nicola che ti attaccava. Invece poi mi sono reso conto che tu stavi lottando per la tua posizione, stavi andando fortissimo. Quindi innanzitutto partiamo chiedendoti scusa. E secondo, quando sentirai la cronaca, dici questo è pazzo. E in secondo luogo ti voglio fare i complimenti, perché veramente non ti conoscevo, ma ho visto che sei veramente forte. E poi per chiederti come sta andando questa gara. Allora, partiamo dal presupposto che adesso in questa qualifica abbiamo sofferto un po' per il semplice fatto che abbiamo adottato una strategia di gomme diversa da Nicola e gli altri per provare a ottenere un nuovo equilibrio della macchina. Però diciamo che nonostante tutto ci siamo comunque confermati in seconda posizione. Eravamo comunque attaccati da Nicola perché negli ultimi giri soffrivo un po' il caldo e anche lo slittamento della macchina dovuto alle gomme che erano particolarmente basse. Però nonostante tutto la macchina ha una buona trazione, come motori siamo ottimi, perciò anche con le gomme basse riusciamo a fare velocità. E soddisfatti perché comunque otteniamo un buon punteggio anche dopo questa manche di qualifica. Cos'hai cambiato prima di partire in questa manche? Sostanzialmente la macchina è la stessa delle manche precedenti come principio di setup. L'unica cosa che abbiamo voluto, è stata una scelta diciamo nostra, è usare le gomme della manche delle controllate di ieri, ecco, perché a nostro avviso con delle gomme basse, con una pista un po' più calda, ecco, potevamo ottenere un vantaggio, però abbiamo scoperto che è molto piccolo e relativo. Perfetto. Cosa cercherei di cambiare sul tuo modello per la prossima qualifica? Alla prossima qualifica, visto che la macchina comunque va bene, la lascerei stare, perché troppe modifiche poi ti portano a avere un setup della macchina che adesso è equilibrata, potresti toccare degli equilibri che ti portano a rovinarla, ecco, sostanzialmente è questo. Mi piace perché in questa intervista hai dimostrato di essere un ragazzo molto maturo, non soltanto veloce. Quindi io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie, e spero veramente che tu consegua un buon risultato. Grazie mille, arrivederci. E adesso aspetta.